Ci sono giochi che lasciano il segno, ma rimangono singole parentesi, episodi isolati, esperienze destinate a non ripetersi. E poi c'è invece Warhammer 40.000 Space Marine 2. A così tanti anni dall'uscita del primo capitolo sviluppato da Relic Entertainment, in pochi nutrivano ancora la speranza di assistere a un rilancio della serie, e men che meno con un seguito diretto. Eppure eccoci qua, il prossimo 9 settembre gli utenti PC, PlayStation e Xbox potranno infatti indossare nuovamente la pesante corazza del leggendario Ultramarine Demetrian Titus, di ritorno dopo il drammatico finale dell'originale Space Marine che lo aveva visto consegnarsi nelle mani dell'Inquisizione per rispondere dell'accusa di eresia. Se dunque siete dei fan di Warhammer 40.000, Space Marine 2 potrebbe essere addirittura un sogno. Ma attenzione, perché non c'è bisogno di conoscerne per bene l'universo, visto che il gioco si preannuncia fin da ora divertente e godibile per tutti gli appassionati di titoli action. Partiamo comunque col riepilogo della storia. Finalmente libero dopo un secolo di sfiancanti interrogatori, Titus è convinto che le sue azioni abbiano gettato disonore sul capitolo degli Ultramarine, che in realtà lo considerano un grande eroe e che hanno anche edificato una statua in suo onore. Così, privo di una casa in cui fare ritorno, decide di unirsi alle truppe della Death Watch per continuare a servire l'Imperium in qualche modo e combattere dunque gli Xeno. Ed è proprio allora che scoppia la quarta guerra tiranide, ed è anche fondamentalmente lì che comincia la storia di Warhammer 40.000 Space Marine 2, con Titus che vola alla volta di Kadaku insieme a una squadra di soldati che però viene rapidamente annientata dalla furia delle orde aliene che hanno invaso il pianeta. Arrivano tuttavia in soccorso gli Ultramarine, e così l'ex capitano può mettersi nuovamente alla guida di una spedizione votata all'annientamento dei tirani. E in quest'ottica la figura di Titus spicca nettamente sulle altre per via del suo glorioso passato, la sua sconfinata esperienza in combattimento e il suo appartenere a un'epoca ormai lontana, ma che a quanto pare ha ancora molto da insegnare e può anche rivelarsi fondamentale nella lotta contro gli Xeno. Inutile aggiungere che rappresentare queste situazioni e questi protagonisti donerà senz'altro spessore narrativo all'esperienza di Space Marine 2. La campagna di Warhammer 40.000 Space Marine 2 ci vedrà dunque impegnati ad affrontare i tiranidi su diversi pianeti, fra cui Kadaku, Avarax e Demerium, con il primo che è fondamentalmente uno scenario caratterizzato da enormi fitte e inospitali foreste che si alternano a paludi fangose, queste ultime dominate poi da una flora e da una fauna potenzialmente letali. Avarax è invece un mondo alveare di cui ancora non sappiamo molto, se non che vanta architetture maestose e di chiara ispirazione gotica, e anche questo ovviamente invaso da orde di feroci tiranidi. Il fulcro di Space Marine 2 è costituito da una campagna della durata di circa 12 ore, in cui avremo modo di controllare Titus in solitaria oppure puntare al multiplayer cooperativo per 3 partecipanti e fornire dunque una guida umana ai 2 potenti Ultramarine che ci accompagnano in questa missione, ovvero Charion e Gadriel. E ovviamente i combattimenti si pongono come l'aspetto principale di un'esperienza che sul piano visivo può contare sulla tecnologia Swarm per portare sullo schermo centinaia e centinaia di nemici contemporaneamente, dando così vita a scontri davvero spettacolari e in cui i nostri soldati si troveranno a spazzare via sciami di Xeno con le loro armi da fuoco o con strumenti letali come ad esempio la spada a catena e il martello del tuono. Avremo poi anche modo di modificare il nostro equipaggiamento al termine di ogni missione dopo essere rientrati alla base, con la possibilità di creare dunque le build più adatte all'incarico con cui stiamo per cimentarci. E bisogna ammettere che da questo punto di vista Space Marine 2 offre sulla carta una varietà di gran lunga superiore rispetto al primo capitolo, e questo a tutto vantaggio del divertimento. Nei fatti, però, la formula resterà fedele a quella del gioco uscito 13 anni fa. Entusiasmanti sequenze sparatutto inframmezzate da violente finisher che hanno lo scopo di ripristinare la nostra energia e consentirci dunque di proseguire la battaglia. Per quanto riguarda invece i contenuti del pacchetto, oltre alla campagna avremo a disposizione anche la modalità Operations, che punta con maggiore convinzione sul multiplayer cooperativo e sulla rigiocabilità delle missioni, e questo con 6 differenti classi tra cui scegliere: Tactical, Assault, Vanguard, Bulwark, Sniper ed Heavy, ognuna ovviamente dotata di abilità e caratteristiche specifiche. Potremo inoltre personalizzare il nostro guerriero attingendo a un'ampia gamma di modifiche e di oggetti estetici, ma il team di sviluppo ha tenuto comunque a precisare che non ci saranno microtransazioni. Potremo infatti sbloccare tutte queste risorse semplicemente completando gli incarichi e donando così un aspetto unico all'Ultramarine che abbiamo scelto di controllare, potenziando anche le sue armi. Infine sarà presente anche una modalità multiplayer competitiva chiamata Eternal War, in cui 2 squadre composte da 6 giocatori potranno sfidarsi all'interno di diverse mappe sulla base di 3 differenti stipulazioni, che includono il classico deathmatch e 2 varianti più strategiche, di cui una di tipo territoriale.
Insomma, Warhammer 40.000 Space Marine 2 è un po' il realizzarsi di un sogno per i tanti appassionati del capitolo originale. E sebbene il team di sviluppo non sia lo stesso di 13 anni fa, la sensazione è che comunque i ragazzi di Saber Interactive, sotto l'attenta supervisione di un veterano come Tim Willits, siano stati in grado di realizzare un sequel solido, coinvolgente e dotato di un grande potenziale. Staremo a vedere all'uscita, ovviamente, ma nel frattempo vogliamo sentire la vostra nei commenti. Siete tra quelli che hanno giocato il primo Space Marine 2? E quanto attendete il nuovo episodio? Se poi il video vi è piaciuto, ve ne consigliamo anche altri due qui accanto, mentre l'invito è seguire come sempre il nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo dei videogiochi. Alla prossima!